Adesso io voglio tutti i milanisti qui. Tutti! Perché purtroppo quando perdiamo vengono i tifosi delle altre squadre, quando vinciamo vengono i milanisti. Allora, a questo punto ci faccio anche il titolo: milanisti, vi voglio qui. Vi voglio qui oggi. Quindi se tifi un'altra squadra e hai un amico del Milan, mandagli questo video, perché devo parlare anche con lui. Quando abbiamo giocato la partita obbrobriosa contro la Sampdoria, dissi: ragazzi, abbiamo giocato di merda anche se abbiamo vinto per mano di un rigore. Se vai a giocare così col Napoli, perdi. Non capisci un cazzo, non supporti la tua squadra e piripi e piripà, devi essere positivo. Track. Se hai giocato con l'Empoli sabato, e io solita solfa, ragazzi, si è vinto 3-1, è stata una partita anche piuttosto culosa, ma se andiamo in Champions a giocare così, mercoledì c'è il Chelsea, al di là che si rompono giocatori su giocatori, le prendiamo quanto il maiale. E non supporti la tua squadra, e non capisci niente di calcio, e devi supportare di più, e non ti devi lamentare, e il Milan vince sempre. Stasera, 65 minuti, hanno chiuso la partita. Oltre a un'altra cosa che dissi contro l'Empoli, perché andate a pescare la reaction, andate a pescarla, dato che l'avete vista voi milanisti questa, andate a pescarla. Andate a pescarla. Quando dico non è possibile, intanto 80 minuti per fare gol all'Empoli. Cosa vuol dire 80 minuti per fare gol all'Empoli? Cosa vuol dire? Non si dice! Vuol dire che il giorno che non è all'Empoli, tu quel gol lì non lo fai! E guarda un po' oggi, guarda. Arrivato. E tra l'altro questa è la prima volta che mi capita, la prima in assoluto, di fare un post partita prima che la partita finisca. Pensate un po' quanto mi siete stati sui coglioni stasera. Pensate un po' quanto mi siete stati sui coglioni. Dissi, non è possibile che ogni volta per fare un gol bisogna sbagliarne 20. Con Napoli si è sbagliato 20 gol prima di farlo e si è sbagliati 20 dopo. Con l'Empoli se ne è sbagliati 25 e poi si è fatto. Anche contro la Sampdoria si è sbagliato parecchio. Arrivi oggi che tu di chance davanti alla porta ne hai avuta una. Una al 48esimo del primo tempo. E ovviamente l'unica che hai, se il rapporto è 15-1, quell'una che c'hai, ovviamente hai il 150% di probabilità di fallirla. E infatti è stato così. Oltre che ha fatto una gran parata, ma ovviamente non ti puoi attaccare a quella se è l'unica occasione che ha avuto tutta la partita. Veniamo alle cose, perché ce l'ho per tutti stasera. Io capisco la difficoltà dell'avversario. Io capisco che se laggiù ci fosse andato l'Inter, ci fosse andata Juve, ci fosse andato il Napoli, ci fosse andata qualsiasi squadra che gioca nel territorio italiano, le avrebbe prese. Perché con un Chelsea così le avrebbe prese chiunque. E siamo d'accordo. E su questo non ci piove. Però vi ho sempre detto, io la Champions ve la perdono. Perché siete giovani, perché è un torneo difficile, perché ci sono squadre che hanno rose, ricavi, gioco che in Italia non esistono e mai esisteranno. Perché in Italia non c'è il Bayern Monaco, perché in Italia non c'è il Chelsea, in Italia non c'è il Liverpool, in Italia non c'è il Real Madrid, in Italia non c'è il PSG. Non ci sono. Ci sono cose che per noi italiani sono troppo. Però, voi, quando giocate contro queste squadre, io pretendo che giochiate da Milan. Pretendo che onoriate la maglia e pretendo che se anche il risultato dovesse portare 0 punti in classifica, io abbia un buon ricordo di questo Milan. Cosa che è successa, perché l'anno scorso ad Anfield, nonostante si perse 3-2, si andò a vantaggio 1-0, si andò sotto 1-0, gli abbiamo fatto fare tutto quello che volevano nel primo tempo. Maignan parò un rigore,
si ribaltò 2-1, ci annullarono il 3-1 per un'unghia fuori gioco, poi siamo stati polli e si è perso. Però io ricordo positivo di quella partita. Come ricordo positivo della partita che si è giocata a ritorno, come un ricordo positivo del furto che l'Atletico Madrid ci fece a Milano 2 settimane dopo Anfield, che fino all'88esimo eravamo in vantaggio noi. Poi si sono inventati un rigore e un gol scaturito da una punizione dove non era neanche fallo. Quello vuol dire perdere con onore. Quello vuol dire perdere, sì, ti girano i coglioni perché hai perso, però ti sei divertito. Però hai visto il Milan, hai visto una bella cosa. E Cicci cari, se l'anno scorso siete riusciti con Liverpool a perdere 3-2, non potete dire che col Chelsea perdete 3-0. Non è contemplabile, è avvilente, è avvilente. Partite come questa, o la sconfitta che facemmo l'anno scorso col Porto, non so se la ricordate, la sconfitta più 1-0 col Porto, che anche lì facemmo un tiro in porta da 54 metri, lo fece che sì. Quelle sono sconfitte avvilenti. Sono sconfitte che tu ti verrebbe voglia di prendere il PC o qualsiasi dispositivo mobile dove stai guardando la TV, perché ormai dove stai guardando la partita, perché ormai guardare la TV con tutte queste piattaforme è impossibile, e tirarli di sotto, perché ti verrebbe questo. Sarebbe la prima cosa che tu vorresti fare a vedere giocare così. A vedere la o la palla alta, l'attaccante che puntualmente perde il 2-0 col difensore dell'avversario, e loro che ripartono con l'azione. Perdono palla, tu rinvi lungo e comincia il tantan. Rinvi basso, al terzo passaggio ti hanno già tolto la palla. Sono bravi quanto vuoi, ma c'è anche una dose, purtroppo, di coglionaggine tua. Di coglionaggine tua. Io penso che l'analisi della partita deve averla fatta. Chi devo salvare stasera? Forse Leao salvo? Forse Leao? Perché ha toccato 3 palloni, poveraccio, quello che gli sono arrivati, e ha creato 3 quasi potenziali occasioni, e una occasione che è stata l'ultima. È stata l'ultima volta che Kepa ha visto di che colore aveva la maglia il Milan. È stata l'ultima volta quella. Adesso che mi tocca prendere, montare la reaction, almeno devo svegliarmi alle 4. Per la reaction di una partita così, e mi dispiace per i milanisti che sono andati fino a Londra per vedere una cosa così. Però invece per chi, per gli esperti, per i cassano della situazione che vengono a commentare sotto i miei video tutto quello che mi è stato commentato nella partita con l'Empoli, io dedico questa sconfitta a voi. La dedico a voi e vi celebro anche un grande bacione sulla cappella, perché è questo che vi meritate. È questo che vi meritate. Perché io non voglio trovare una squadra che ha tifosi che hanno il prosciutto sugli occhi. Sappiatelo. Sempre forza Milan.